Sento odor di puzza. Tocca chiudere. E aprire Smallland. Yes. Ah sì, certo che questa camera non un è posto un al solle è veramente forzatissimo. Io non so come avete fatto a creare questa roba qui. Ho finito anche l'acqua, ragazzi. Ecco perché devo picciare. Anzi, chissà come sta olio dopo tutti questi giorni. Vado a fare pipì, va? E ricarico l'acqua. Rotti però solo di olio e gli altri due. Gli altri due rotto cazzo. Olio, scendi giù, dai. Ah, sono tutti e tre lì in... Hai fatto la sigla, sono stati, sì. Cosa dovevamo fare oggi, mi ricordo. Allora, in mappa dobbiamo andare da No e Mirmek. No, Mirmek forse non ci serve, dobbiamo andare da No. Però avevamo fatto il filatoio, quelle robe lì, per fare cose. Ah, per fare le robe che poi potevo riparare la lancia e l'ho fatto. Per la toppa. Si può fare il rampino. È utile farsi il rampino. Serve la chitina, stringa in fibra. Ah, la fibra non c'era più. Vado giù a raccattarne un po'. Credo che userò questo metodo qua per scendere, però, eh. Zio, stavo sbagliando tasto, per fortuna che lo stavo provando così a cazzo cazzo. Potremmo cambiare anche albero, eh. Perché ormai mi sa che qui abbiamo fatto, potremmo andare a cercare uno più in su. Più a nord. E nel mentre raccatto qualche erba soldi. Ah. Dove sono Olio and Friends? Eccoli qua. Non volevo salire. Questi adesso mi vengono a rompere i coglioni sotto ogni stelo, eh. Dai, allora, attaccate il calabrone là, il calabrese. Io non vedo l'ora, ieri mi sono riguardato un po' il trailer, non vedo l'ora della nuova applicazione di Pokémon, delle carte. Non ci sa niente, basta carte fisiche. No, fine 2024 c'era scritto. Non era stato, basta carte fisiche, no, no, c'era scritto fine 2024. Perché adesso sembra molto figo, sembra. Cioè, tra l'altro fare il gioco semplificato, figo. E poi tutta la collezione alle carte così, è interessante. Secondo me non ci saranno tutte quelle uscite finora nella realtà, però perché sono tantissime, però c'erano anche dei set base, quindi. Ma infatti, giusto per guardarsi anche gli artwork sul telefono, è molto figo. No, io Giorgia ne butto una marea di quelle. No. No, anche per gli artwork immersivi, sì, tutta quella roba lì, ma anche solo semplicemente collezionare, oppure anche per giocare al gioco effettivamente di carte, che sarà più semplificato rispetto a quello ufficiale. E sono molto curioso. Sì, che poi mi fa ridere che l'altra applicazione rimarrà. Sì, perché sono due cose diverse, ma l'altra poi trovi sono comunque sempre i codici nei pacchetti di carte, questo no. Sì, a meno che però sono entrambi giochi di carte. Possono anche farla, magari mettono entrambi i codici. Sono entrambi giochi di carte, sì, ma è un po' diverso, però, perché l'altro è il gioco vero di carte. Questo è più semplificato, avrà regole più semplificate, saranno, dureranno molto meno le partite, infatti è una cosa da giocare molto più velocemente. L'hanno paragonato un po' tipo Marvel Snap, roba del genere. È una roba molto veloce. C'era anche una cosa di Yu-Gi-Oh! Mi pare di aver capito che c'è il gioco vero di Yu-Gi-Oh! E poi c'è un'applicazione dove giochi a un gioco più semplificato. È una cosa simile. Un gioco difficile, secondo me se lo voglio fare fanno due codici diversi. È come Yu-Gi-Oh! Che hanno due giochi diversi. Uno ufficiale, dove giochi sia quello fisico sia l'applicazione, e poi uno semplificato, e fanno la stessa cosa con Pokémon. E io voglio provare quello lì ed essere figo. Invece gli artwork sono ufficiali delle carte vere,
Però sotto non hanno tipo l'espansione. In teoria ci saranno anche delle robe esclusive. Sì, sicuramente. Beh, a parte che sono già che sono le carte immersive, già quella è una cosa esclusiva di quella. Sì, era effettivamente TCG giorno Pocket, di sì. Umido per Ori e me l'ho dimenticato. TCG Pocket dovrebbe uscire entro fine anno, speriamo. Per quello sono veramente tanto curioso. Ho visto che comunque non c'è scritto tipo il Pikachu set base, non c'è scritto sotto che è la carta del set base, hanno una loro rarità fatta apposta per il gioco. L'artwork è lo stesso, però è diverso su quella roba lì. Poi magari se clicchi sulla carta ti dice tutto. È presa dal set base. Quante appone ci sono qua? Sono curioso, voglio, spero che esca in fretta perché... ma che fai qua? Ma io gli avevo detto di stare fuori. Non si sentirà il gioco di carte ufficiale, però. Ma Tevez, non è... doveva essere lì? Tevez, vieni via di lì. Dove... sei, qui, cosa dovevamo fare? Non mi ricordo, a Mirmec. No, Mirmec, non serve un caso. Dal signor No? Sì. Perché si chiama Nopo? Sto andando a cercare un altro albero io che magari si trasferisce. Ma dove sono nord. I miei animali? Arrivo al signor, dal signor No intanto. Non mi cagano. Anche solo avere un'app per collezionare le carte è infatti proprio per quello. Cioè ti porti praticamente le carte dietro a sé. Ovviamente non hanno lo stesso fascino di averle fisiche, ovvio. Però cavalletta rossa. Esatto. No, è l'umido per i gatti, esatto, amici. Ci faranno miliardi anche su quell'applicazione, assolutamente, perché il fatto che dopo potrei comprare i pacchetti, figurati se non ci fanno i miliardi. Io sotto consiglio della veterinaria e del veterinario che avevo prima, semplicemente l'umido lo do un giorno sì, un giorno no, e invece i croccantini tutti i giorni. Però sì, la curiosità secondo me è tante, cioè per me è tanta, ho visto anche la reazione di Dario su questa cosa, che lui ha detto capita, che capita glielo curioso. Do anche. Ma di cosa? Del TCG Pocket, la nuova applicazione che deve uscire. Ah, sì, sembrava carina. No, ma è figo perché anche c'è il gioco poi da giocare al gioco di carte più semplificato, quindi anche più figo, ci sono sì, le partite sì. più rapide. Ma poi i codici, quelle cose lì... Secondo me no, i codici rimangono sempre sull'altro. Dell'altro gioco di carte. Quindi. A meno che inseriscano poi le pacchette di sarebbe figo, codici. Cavolo. Okay, a questo punto puoi giocare tutti alla stessa roba, però... Però no, il fatto appunto che sia un gioco più facile, in modo tale che ti durano meno le partite, che le fai rapido, tipo la Marvel Snap, è molto figo. Albero, quello là, andiamo. Ma dov'è la mia formica? La mia formica non viene. Perché la mia formica non viene? Devi usare il fischietto. Il gioco Flintlock. No, non viene, proprio non viene. Mi sono venute solo quelle volanti. Ah no, sì, Flintlock, lo dobbiamo fare... Lo deve fare Morro? Se venerdì... No, giovedì sera. Ma giovedì dove? O venerdì, in caso, dipende quando esce. Nel Game Pass intorno esce la mattina. Sì, per l'amore. Sto andando verso il signor Noio. No, io sto andando a un albero adesso. Ah, vabbè, mi aspetto l'anno. La carta fisica ce l'hai comunque? No, ovvio che no. Ovvio che no. È un'applicazione, tu spacchetti i pacchetti sull'applicazione, non ce l'hai fisico ovviamente. Fisica ti compri i normali pacchetti delle carte fisiche. È una cosa a parte. Voi dove state andando? Un albero. Stasera, beh, ragazzi, c'è... FIFA, come tutti i lunedì. Giorgio, c'è quello. Quella l'applicazione dove ti segni le carte vere, reali, che trovi. Che stai andando? Esiste. Un albero. Ci sono tante di applicazioni. C'è Pocket Lector, c'è... Sì, magari Carlo, meglio delle applicazioni esterne. Sì, devi farle tua mano, sì, non c'è ufficiale. Devi farlo a tua mano. Ogni volta che trovi una carta, te la tieni, la devi aggiungere tu manualmente. Niente, la signora dov'è? È tornata la signora, ci ha messo una vita. Cazzo, Job. Tornata la signora. Allora, adesso dove sarà il... Va bene. Lo gnomo di merda. Venite qua, Bomboclet, che vi butto giù. Ma le applicazioni dove ti segni le cose... Da collezioni ci sono di qualunque cosa, ho visto che ci sono delle pop, ci sono dei Lego, cioè qualunque cosa, c'è un'applicazione dove ti segni tu le cose, però devi farlo sempre a mano tu, ovviamente non c'è una roba sì. automatica. Ma perché banalmente non compri dallo stesso non posto? Non è possibile, che ti... ma, esatto, non è possibile, cioè se io compro un set
da un negozio a casa e non dall'ufficiale della Lego, come fa a segnarmelo la, non, non può esistere Lego. Una roba del esatto genere. Devo segnarmela io a mano. Trasferisco la base qua. Però se ti abitui già dall'inizio, da quando inizi a collezionare una cosa, inizi già a farlo dall'inizio, è molto facile. Poi è bello comunque averla archiviata. Cioè io ho un'applicazione dove ho archiviate tutte le minifigure che so, che sono quasi 200. Ce le ho lì belle archiviate e so quali ho. Così metti che vado anche in un negozio a comprarmi le singole e so quali ho già. Stessa cosa che faccio io con i fumetti. Ci sono varie esatto, applicazioni, però esatto, devi star lì. Anche perché così sai già quali hai. Metti vai in un negozio a comprarle, sai già quelle che hai, non le compri doppio. Perché ovviamente io 200 minifigure non me le ricordo, quale ce le ho tutte, cioè, solo, bene o male me le ricordo, ma non tutte precise. Cosa delle minifigure? Si chiama Brick Scan. Ma poi ce ne sono tante, c'è Brickset, c'è lo stesso Brick Link. Olio! Nel succhio culi. Sì, come si quando, sale, sì me, assolutamente farò. Quando avrò la casa nuova che esporrò tutte le minifigure, lo farò, le farò vedere le foto. Anzi, mi sa bisogna sopprimere qualcuno qua. Vedi eh? Un attimo, cioè così. Vedi qua. Io queste sono tutte le minifigure che ho e le ho segnate. Ti dice poi anche il prezzo. Vabbè, quello è una cosa in più. Qua c'è tutto l'elenco. Cioè, ne ho 177, no? Poi, vabbè, dice che ho il valore, vabbè, valgono 1300 euro se le vendessi, però vabbè, chi se ne frega quello. Bella, bella. E sopra qui? Ok. Sì. Purtroppo. Vado a casa perché voglio depositare e lo puoi fare anche tutti gli animali tranne puoi uno. Fare anche quei set interi. Sì. Però i set interi non ha molto senso perché la rivendita, metti anche per un futuro rivendita, non ha senso. Per la minifigure invece è diverso. Non mi spingere, bastarda! Non mi spingere! Marco, mettili via, morti, parti, parti, parti! Era un casino, Marco, e altrimenti... Certo. Oddio! No! L'ha fatto. Anche sì, filo, sa. L'ha fatto. Mi spinge, mi spinge, mi spinge. Signor Olio. Andate via! No, Moro, no. Eccomi. Non si può... Portatele via, Dio. Sì, esatto, c'è anche quelli Funko, cioè per qualunque cosa di collezionismo c'è sicuramente un'app. Ma non mi devono seguire appiccicate al culo! Io adesso le porto qui, le mie, eccole. Allora, Tevez, stai fermo, per l'amor di Dio, stai fermo! Aspetta qui. Ma aspetta signora. Qui non vuol dire che... Mio Dio, quanto male, vabbè, quanto male. Sì, sì, però non la togli qui. Dal party. No, ma non voglio toglierla, voglio solo che stanno fermi, io vado in giro con la libera. Ma mi hanno ucciso, ci sono delle mosche fortissime. Poi mi sa che se ti attaccano vengono comunque anche se gli dici aspetta qui, quindi... E se fischi col fischietto poi ti raggiungono. Sì. Allora... Cesso a casa. Devo mangiare. Non c'è più la casa, Lieto, l'abbiamo appena detto, abbiamo spostato... No. Sì. Sì, ma non c'è la porta di uscita. Ah, è qua la porta di uscita. Quanto casino. Dove siamo adesso? Sì, ma così... Ma tra l'altro posso fare le robe di seta di ragno qua. So che serve un sacco di seta. Conoscete una per i manga e i fumetti? Forse Marco. Manga io ha fatto l'applicazione ufficiale in cui puoi catalogare tutti i fumetti e tutta la tua collezione. Ovviamente anche lì, ogni volta che fai un acquisto, che sia in fumetteria, che sia in un altro sito, devi aggiornarla manualmente. Sì, ovvio, va sempre aggiornata manualmente. Se volete spulciare i consigli di Marco su manga e fumetti, potete trovarli nel nostro negozio di Amazon. Sì, ne ho messi quelli principali, ovviamente non sono tutti, perché alcuni me ne vengono in mente volta in volta e ne leggo. Sì, è una lista dovremmo provare su robe belle. La prossima volta, prima di spostare casa, aspetta che voglio entrare dentro casa, voglio vedere se mi sentite. Ah, ovviamente Mangaio è per i manga, non fa fumetti americani. Se volete una ibrida, purtroppo non ne uso nessuna, quindi io uso solo quella per i manga. Alilist, dicono, anche di provare. Ok, fidatevi, io no. Io anche perché se dovessi contare anche i fumetti americani che ho, arriviamo tranquillamente su 1000 fumetti. Hai 1000 fumetti tu? Mi sa di sì, ormai. Devo fare il rampino. Sì, nel tempo, sì. Considera gli Ezar che ho due scatoloni. No, ma ci sta, uno se ne accorge, ma anche se ne compri anche solo 5-6 al mese fai fretta a arrivare a 1000, non è che... Sì.
5-6 al mese sono già 100 all'anno. Sì, però ecco perché ne sto vendendo anche tanti, perché non ce la faccio più. So dove mettere. No, sì, ma è normale, Tommaso, non... due scatole ce l'ho in, in mansarda, piene, e gli altri dei mobili. Dovresti fare qualcosina. Qua c'ho dovresti andare in un mercatino. Dovresti andare in un mercatino dell'usato, fittarti uno spazio e venderlo. Dobbiamo prendere un sacco su Vinted. Su Vinted. Vabbè, però anche sto vendendo cose su Vinted ogni tanto. Dobbiamo prendere un sacco di fibra. Fibra? Okay. Fibra, vado giù. Vabbè, invece che vado dal signor No, prendo la fibra. Scendo qua sotto con la libellula e basta. Ma io uso questo tanto. Effettivamente la caduta col geco funziona uguale. Allora, io ho visto su Mangaio, mi ero interrotto a una certa perché ero stufo di contarli ed ero già 600. 500-600 e non l'ho contati tu. Chi è? Ah, che spavento. Non commenta, non devi andare sempre in posta a spedire. No, no, in posta non ci vado mai. Ogni ordine che faccio specifico che non voglio andare in posta, lo dico. O impost o altro, in posta non ci vado più. Mi piace, ma è una merda le poste. Non voglio più farlo. Mentre invece spedisco da Impost e altri posti che ce l'ho più vicini a casa. Quindi vengono a ritirare la casa? No, quello mai. Quello devi andare tu in un punto vicino a casa tua. Quindi. Io scelgo un punto, che ne so, un bar. In bar, un bar vicino a te. Magari io adesso di questo qua conosco il proprietario, ormai mi conosce, via. Vai lì e te lo metti come punto di spedizione e spedisci da lì. Solo, toglierei proprio l'opzione delle poste, ma non te lo fanno fare su Vinted. Quindi nell'annuncio io specifico, ragazzi, guardate che non ve lo spedisco con le poste, quindi sappiate che se comprate da me, non con le poste. Se clicchi poste per sbaglio, ti annullo tutto. C'è 1000 ore per fare il rampino, ci vuole... Troppo veramente uno schifo le poste. Cioè, le spedire una roba da 5 euro ci ho messo un po' meglio. La sega le dà un sacco di fibra. Quando ho trovato la marea, prendo tutto. E non sto scherzando, è veramente roba da 5-10 euro. Ci ho messo 4 ore fermo perché non si sbrigavano a fare. Vorrei ritornare su. Allora, qui c'è il signor No, qui c'è Mirmec, però c'è il signor No, andiamo al signor No. Menagli, menagli. Ma, perso un geco. Bisogna capirlo bene, il rampino, eh. Hai fatto il rampino, vabbè. Sì. Ma... E che c'ha le munizioni, poi. Intanto mi si imbambola la libellula. Non credo neanche sia così utile. Esattamente, Gio. So. E non c'è la fila chilometrica, soprattutto. Purtroppo non si può, Simone, mi rimane grigia. Che roba? Nel mio profilo non c'è... per togliere le poste mi rimane grigio, non è cliccabile purtroppo, non so perché. Non si capisce per quale motivo. Altrimenti l'avrei fatto, voglio. Ma io le poste in realtà, se mi vengono a ritirare a casa, per ora mi sono sempre trovato bene, però se vengono loro... Però quando spedisco le carte pago Vinted, 10 euro con Vinted non credo si possa però sono tanti puoi spedire tu spedisco. A casa sua con le poste ma non credo si possa che vengano loro se si può fare sì. Io non l'ho mai fatto allora si può fare ma coi pacchi no... cioè io l'ho sempre fatto coi pacchi ma... No su Vinted vengono a ritirarlo a casa Vinted non lo so io prenoto direttamente la cosa dalla posta cioè dal sito delle poste prenotandolo da lì puoi fare il ritiro a casa. Di Ciro sono tanti, beh, ma non parlo di 10 grammi di roba, parlo di... Quando ho spedito le carte, tutte quelle comuni e non comuni, erano 10 kg di roba. L'ho pagato comunque 10 euro. Beh, io con i fumetti arrivo praticamente sempre. Boh, vado da No. Ho preso un po', sto prendendo un po' di fibra io. Vieni da No anche tu. A ovest. Ne ho 45 di fibra. Comunque troppo. Danno. Le ho vendute le carte comuni a un sito, a un negozio di Bolzano che le compra a peso, ovviamente a chilo.
Dovrei farlo anch'io, sai. Si chiama, guarda, ve lo dico. Dovrebbe essere questo, aspetta. Dovrei farlo anche io, assolutamente. Dovrebbe essere Card Game Corner, dovrebbe essere. Sì. Vi compra tipo le tutte le reverse di Pokémon a 40 euro al chilo. Le normali a 13 euro al chilo. Considerate che un chilo di carte sono 500 carte circa. Sì, mi hanno dato 13 euro al chilo. Mi hanno dato quelle italiane, quelle inglesi e giapponesi la metà, tipo 7 euro o le reverse 20 euro. Ma era un meno mercato, anche solo per... Sì, probabile. Ma perché poi probabilmente poi ci faranno le mystery box, queste robe, quindi hanno bisogno di tante carte. Sì, comunque ci rientrano sicuro. Sì, ci rientra, ovvio. Però comunque 40 euro per le reverse non è poco. Sì, ok, sono 500 carte, arrivare a 500 reverse ce ne vuole. Vuol dire che apri tanto. Vuol dire che apri 250 pacchetti, comunque. Queste adesso me matano. Tanto piuttosto che tenerle lì a far niente. Ma no, ma gli arboscelli che adesso possiamo tagliarli danno un botto di fibre di legno alla volta. Conviene fare quelli se ce l'hai visto. No, una tempesta! È un calabrone questo. Di Fermignano? E dove sono olio, aglio e peperoncillo? Io sto arrivando, pian piano. Io sto con... Madonna, che male! No, non arrivo più. No, mi hanno attaccato in 7. Moro, catturalo. Sono morto. Non so se hai le trappe. Ho quelle normali. Ma conviene che andiamo via? La tempesta si avvicina pure. Ma porca. Mi tocca. No, mi stanno morendo tutti gli amici Fritz. Torno a casa. Venite via. No, venite via, non andate via. Perché vanno a combattere? Perché ti hanno attaccato, quindi fanno così. E no, ma li sto continuando a chiamare. Vabbè, ma ci sta, Filos. Beh, meglio, risparmio un sacco di soldi. Sono morti tutti e due, no? Io coi fumetti prima di tutto, anche perché mi interessa leggere. Ma è morto proprio. Poi viene la collezione Geico successivamente, perché amo quello che leggo, però prima di tutto è perché voglio leggere con quelli. Ma devo andare a ricatturarli, che palle. Catturo i calabroni che sono là. Ma io voglio un Geco. Gli sono andati in culo, fa morire tutti. Dov'è il punto dove si sale qua sull'albero? Non trovo la mongolfiera. Neanche dormiamo, così passa anche la notte. E non capendo dove salire. Se riesco a entrare, maledetto. Ma ci sta, Filos, comunque, ripeto, aglio. Se non c'hai nulla che ti piace, ci stanno a collezionare. Anche perché, appunto, ripeto, sono risparmio di soldi, perché comunque il collezionismo è sempre tanti soldi. A prescindere da qualunque fai, perché poi ti prende la mano sempre. Se evoluzioni i peli, non credo. Vabbè. E non posso entrare in casa. Sto arrivando, ho chiamato l'ascensore. A me piace anche collezionare i libri che leggo, perché... Comunque, tutta roba che mi piace. Cioè, tu non fai proprio niente, non leggi niente, non fai nulla. Perché anche solo leggere il libro, appunto, è potenzialmente una mini collezione. Ma no, collezione è quando ti metti a prendere tutte le cose di una certa roba. Beh, ma è normale che, tipo, i miei fumetti, è normale che poi sono diventati anche collezionismo. Però è stata una cosa secondaria. Cioè, voglio leggere quelle cose che mi piacciono, di conseguenza amo collezionare anche la versione fisica. Però è una collezione, anche quella. Conseguenza, è una conseguenza. Tecnicamente è una collezione anche quella. Prendere tutte le bustine di zucchero dei bar, che sono comunque sempre, certo, quasi sempre diverse. Ma le collezioni non è che devono costare soldi. Anche sotto i bicchieri, quando vai a prendere una birra al bar, che sono sempre diversi sotto i bicchieri. Io stavo provando pure a dormire, è gratis, ma non mi fa. Quella è pure gratis. Cioè, collezionare sotto i bicchieri sono anche belli alcuni. No, aspetta, sta passando. Posso dormire, venite a dormire. Ma sì, perché è passato. Mio fratello non so se lo fa ancora, ma una volta collezionava tutte le etichette delle birre. Se le staccava e le metteva. È comunque una collezione. Ma ragazzi, quelle sono tutte queste che stiamo citando, sono tutte collezioni. Non è che deve essere per forza. Non deve esserci per forza un album con un numerino. No, ovvio, puoi collezionare quello che ti pare. Tanto ognuno si fa le sue collezioni. Anche di Pokémon. C'è gente che colleziona solo le comuni, solo le altre R. Solo di uno solo artista. Cioè, io avevo un ragazzo in classe alle superiori che collezionava solo trappole di Yu-Gi-Oh! E magie. Basta.
Se non collezionavi i mostri, ci buttiamo dopo. Ma io volevo andare a prendermi. La collezione ve la decidete voi, ragazzi. Provo a prenderne uno. Aspetta, mi sono dimenticato di prenderle. Mi è rimasto dentro l'uccello. Non è l'uccello, okay, chiaramente. Ho le trappole. Ne ho 4, ne ho, spero che basta. La collezione la decidete voi, non lo deve decidere qualcuno. Poi, se volete fare coi numerini, coi raccoglitori, certo, seguite un canone, uno standard, ma fate come vi pare. Basta la collezione che vi divertite, non andate in malora. Vabbè, è una collezione pure quella. Vi regolate, insomma. Non diventa un accumulatore. Cioè, ci sono poi i collezionisti e gli accumulatori, anche nei fumetti. Ovvio, ovvio. C'è gente che fa le collezioni palesemente non legge una sega, ma io ormai me ne accorgo. Ah, Giorgia, la Mori? Fai la collezione di quelle della Mori? Sono già cominciate le offerte Prime Days, magari alcune sì. Alcune iniziano prima, sono quelle solite, non è iniziato niente. Sì, quella che fa i modelli incredibili. Perché mi è arrivata l'email anche a me del sì, ma sono le anteprime. Paperwhite, però. Ci siete? Aspetta, dobbiamo andare da... dritti a ovest. Ah, siete già partiti voi? Io vi stavo aspettando, sto aspettando una cosa senza tempo. Andiamo. Cioè, sono volato da sopra. Marco, esistono gli accumulatori seriali? Quelle sono malattie, non so se hai visto. Sì, sì, ovvio. Ma io ormai, seguendo tanta gente che fa video di collezioni, mamma quanto lo capisco subito che ha preso i numeri perché sì, ma ne ha letti tipo l'1%. Ma lo capisco subito ormai. Ormai, cioè, sento talmente tanto parlare, ne parlo io dei fumetti in generale, di manga, comics americani, italiani, tutto. Capisco subito quanto uno in realtà non l'ha letto. Subito, perché tanti lo fanno perché accumulano, ma non... Io sto andando da no già, perché sono partito da sopra, quindi... Sì, parlare che consuma stamina effettivamente non ha molto senso, però forse l'hanno fatto per evitare che vai troppo in là. Che però è quello che sto facendo io comunque. Cioè, non con la planaggio. Ma è una strada corpo, questa. Ma... Ho capito sì. Adesso che è una strada. Frammenti cercare di ferro si trovano qui. Ma se lo merita Olio, non è che ci posso fare nulla. Guardali. Sono arrivato. Credo. Che bestia è quella là? Una blatta? Questa roba dovrebbero sistemarla, cioè... Ciao, signor. Non è normale che ti vengono a... contatto proprio con... L'agro, sì, l'agro è proprio... Non l'agro, il... Non mi sono riparato l'ascia. Insetti che hai. Vabbè. Non mi sono riparato l'ascia, raga. Non la userò. Tutto questo parlare mi ha ricordato che devo prendere gli ultimi numeri di Fairy Tail. Devo prendere qualche calabrone yellow. Però... Ma se vuoi leggere qualcosa di bello, punto esclamativo aspetta. Amazon per i consigli di Amazon. Cioè adesso li fermo qui loro e... Però nel senso... C'è comunque il link di Amazon in cui potete leggere... Potete vedere tutti i consigli e i fumetti. Sto prendendo in giro, mi diverto un po'. Leggete quello che vi pare, chiaramente. Io vi consiglio cose belle, però. I soldatini di Toy Story, che belli. No, mi sono dimenticato, Friggi. Devo ascoltare l'album di Eminem, è vero. Mi sono completamente dimenticato. E non ho avuto neanche tempo, in realtà, perché sono stati sempre un po' in giro. Arrivo. Vabbè, intanto gli parlo io perché comunque gli dobbiamo parlare. Ma non colpirli se perdono troppo le gambe a causa dei colpi scappano. Sì, io sono Sì, non colpire troppo i tuoi alleati. Proviamo. Vai. Ma non perdono le gambe se li colpisco. Aia, tosse. Fanno maluccio, Ok. Occhio, Oh. Doppio Perry. Aspetta. Ancora un paio di colpi. Traglieli tu. Ma voi siete al calabrone? La costruzione non è consentita qui. Ma porca. Qua, portalo qua. A questo punto venivo anch'io, prendevo l'esperienza. Sei incastrato. Ma porca. Ok. Eccolo. Dai. Mettete già un altro.
No, Yellow, sì, sì. Ti ringrazio per la fiducia. Ok. Metti già un altro. Era giusto un aggancio per spammare di nuovo il link di Amazon con i consigli. No, aspetta, non me le sta usando, non so perché. Togli Ezer. Ma non me le sta usando? Ne ho ancora 4. Ah, no, forse ne avevo di più già. Ma poi è bello farvi i vostri gusti in ogni caso. Ragazzi. Sono fumetti belli, chiaramente. Ci dovrò cambiare le armature, effettivamente. Capolavori, però è giusto che vi facciate ognuno i propri. E non sentitevi anche in difetto di leggere quella cosa perché ne parlano tutti. Cioè, leggete quello che vi pare. È livello 10, però. Con calma. È una passione, è un piacere. Non dovete... C'è un oracolo. Provo a dammi una speranza, almeno tutto. Gash finirà quel capolavoro che è Hunter Hunter. Questa è una pogliacciata. Grazie, Lazy Guy. Allora, chiamo, chiamo il telefono. Grazie, Lazy Guy. No, quello Fairy Tail non ve lo consiglio, però magari vi può piacere, è piaciuto a tanti. Ma era solo lui, il calabrone, vivono da soli, quindi. Ce n'era uno blu sopra. Infatti, guarda, ce n'è uno blu lì sopra. Bello. Voglia, Vec. Anche a me è successo, tanti fumetti storici ma ho che solo non tre entrano, trappole, non so se basta. C'è una mosca, se vuoi. Le mosche... Bello, quello blu è fighissimo. E ce n'è... Vabbè, c'è tre trappole. Oh, porca troia. Scappa, è mio, Ezzar. Ah, il tuo, quello. Chiaramente, cioè... Non vado poi a consigliare una cosa che so che non può piacere. Sì. Se a me piacesse tanto Fairy Tail, comunque non ve lo consiglierei. Vi direi perché piace a me al massimo. Solo che devi sperare, guarda, devi sperare di catturarlo prima che muore, questo qua. Perché? È perché te lo uccide. No, se lo fermo qua. Ok. Aspetta. Aspetta, qui. Io mi devo curare. Però tra i trappoli non so se basta. Le prime due puntate dell'anime. Passano. Sì, ma non, prima ne ho usate 6, ne ho usate. Non mi piace proprio, non ci posso fare niente. Fammi curare un attimo, ok. Così ho detto, guardo anche la parte animata. Marco, mi sono comprato Moon Knight, nascita e morte, ho fatto Gazzada. Io ti ho già detto cosa devi prendere di Moon Knight, ma tanto tu mi chiedi le cose e poi compri quello che vuoi. Quindi io non sono capito. Vieni qua, calabrone nero. Comunque, vabbè, non è una brutta lettura, Gibo, assolutamente. Madonna. Quello che va recuperato... Questo è un boss, mi sa. Dove siete, amici? A questo punto vengo da voi, sto qua fermo. Perché state facendo... Togliamo poco, Bellissimo, però, esteticamente fighissimo. Gibo, li tolgo uno, le storie tolgo più importanti del personaggio. Non ti piacciono gli omnibus? Se recuperi gli spillati, che ti devo dire? Non li togliamo nulla. Quelle sono le storie più importanti di Moon. Per autori, per disegni e tutto. Che fa? Okay. Non lo so, Filo, sì, in realtà non ho detto che ha fatto. Come ho detto tante volte, vorrei portare il mio canale personale qua, cercare di fare delle rubriche sui manga. No. Sei morto, Gezza. Non me l'aspettavo arrivare. Arrivo, amici. No, ma questo è tosto, Troppo forte. Fare robe. Chiamo la gang, sono morto. Sì, chiama. È morto Moro. Questo mi sa, secondo me il boss che ci dà da fare il tizio là. Sì, è un boss bello tosto. Ah, ma mi sta inseguendo ora? Bello, è fighissimo. Chiamo la gang e lo sfondiamo. Esteticamente tanto figo. Sì, ma mi sta inseguendo, amici. Faccio 9 tap. Giusto per sicurezza. Vado dal signor No. Che vi aspetto. Ma dobbiamo fare quello lì adesso. Sì. Il fatto è che... Aspetta, dobbiamo andare a parlare col signor No. Sì. Io ho già parlato, ho fatto tutto. No. Tra l'altro mi manda al calabrone, quindi... Sì, no, ma gli devo andare ancora a parlarci, quindi aspetto. Ma facciamo direttamente il calabrone e poi andiamo da No. Eh no, se ti dà la missione lui, devi ti droppa le robe che poi gli devi dare a lui, quindi. Ah, possiamo sicuri? Fare prima quello. Secondo me funziona lo stesso, possiamo andare al calabrone. Comunque dicevo, il mio canale personale semplicemente non lo riprendo perché quel lavoro lì lo faccio con i Thermos. Semplicemente apro le mie rubriche sui fumetti qua con i Thermos e, E via. Altrimenti non ho tempo di vivere, ragazzi. Semmai i Thermos mi cacciano dal canale, lo riprendo per i fatti miei, ma per adesso non ha senso dividere in questa maniera. Beh, se cacciamo il capo è finita. Non sono il tuo. C'è una rivoluzione. Insomma, è Luke che sta già architettando tutto. Classico di Luke. Fatevi le armature che se arriva l'inverno poi avete freddo. Cazzate, che armature possiamo fare adesso? È vero che non c'è ancora stato l'inverno. Praticamente non ho cagato più niente materiali, dopo la non abbiamo... Cioè... Non abbiamo niente di materiali per fare le armature. Ma se mi dite io parto, sono un farmino. Adesso facciamo il boss, poi devi guardare l'armatura cosa serve. Facciamo il boss e poi facciamo
facciamo ciao, un po' gatto, di farming. Ciao, il gatto sul tubo. Ciao, gatto. Io sono nello stato, ci sia anche il capo. Ciao. No, non sono il capo, ragazzi. Mi faccio un attimo di bende e arrivo. Comunque, appunto, tutti i progetti coi fumetti cercherò di accorparli. Ma lo posso fare da solo con la mia gang. Se volete sapere comunque le mie letture, tenetevi aggiornate, seguitemi su Instagram. Lì comunque pubblico sempre cosa sto leggendo. Faccio delle mini recensioni flash. A volte non sono neanche recensioni, proprio un pensiero veloce. E poi ne parlo bene nella live fumettistica, che inizio a spammare sul mio Instagram personale. Quindi comunque seguitemi anche lì, seguiteci tutti anche negli... Scusa, ma io ho fatto le trappole, perché non me le ha contate? Poi magari sul mio canale YouTube ogni tanto metto qualcosa per scherzo, però seguite i termos e le cose che... Ma non me le sta sommando, perché? Purtroppo il fatto di non avere un canale dedicato è che l'aziende e la gente in generale non ti prende in considerazione. L'unica pecca di non avere un canale dedicato è che ho 10 trappole per addomesticare base, però me le divide a 4-4-2, sono accumulabili. Sono da 4, quindi... Vabbè. Arrivo. Amore, un attimo. Dai, fai il bravo. Va bene, capito. Capo. Questa settimana, quando spacchettate, teoricamente, se non abbiamo nulla da fare, venerdì sera. Venerdì sera facciamo uno spacchettamento giappo. Se non c'è altro da fare, o esce qualcosa. Non è da Ferta questa roba. No, io, che comunque sono alcune cose che potete trovare su Ferta, comunque ho visto. Le potete comunque trovare su Ferta. Franci al lavoro. Fino al mio compleanno ti offro una birra. Giorgia, quando è che è il tuo compleanno? Sì, mi ricordo che eravamo vicinissimi. Sarà venerdì. Come anno di nascita. Project Zomboid tornerà poi, perché è sempre bello riprenderlo ogni tanto, Adesso no, prima facciamo cose inedite. Poi se non io grazie a voi ho fatto un mega ordine su Ferta, grazie. Brutto. Oh, grazie mille. Il 18. No, ah, vedi? Sì, eravamo 4 giorni di differenza, effettivamente. Panzone, si scrive al Fanta. Bravi, bravi, iscrivetevi che se facciamo un altro giro. Se nel Together abbiamo messo mercoledì, noi con Gatto non abbiamo organizzato niente. No, quella è la run che andiamo avanti noi, sì. Teoricamente. Poi non so, anche perché due l'unico ore. L'unico problema è le due ore che con Chain Together non ce la faccio proprio. Quanto io ho scoperto che lo sconto. Però mi piacerebbe fare qualcosina con Gatto, che tanto che non. Sono al punto dell'altro calabrone di qui. Però già dopo un'ora, l'altra volta, ero completamente sudato e senza forza. Quindi non so se me la collo due ore di Chain Together. È tosta. Non mi ricordo se era linkato tipo due giochini, gatto. Ottimo, Giorgio. Horror, chiaramente. E quelli magari li facciamo quando Marco non c'è, li facciamo noi. No, ve li vuole far gatto con noi. Eh no, sì. Però no, non c'è Marco. Tanto Marco non gli piacciono gli horror, quindi lo facciamo noi tre. E io, te, i gatto. Cazzo, se non gli piacciono gli horror a Marco. Vabbè, però ne approfittato, non c'è, ne approfittiamo. Ah, esatto. Hai lo sconto nella fumetteria per il tuo compleanno, ma molta poca gente sa che se voi fate la newsletter nei negozi Lego, solo nei negozi però, nella settimana del vostro compleanno avete il 15% di sconto nei negozi Lego, quasi nessuno lo sa. Io ci sono. Devo scaccolarmi come Taylor Swift, aspetta. Adesso ormai c'è sta cosa. Ma Marco dove sei? Io sono da no. Ah, no. Ma sono semplicemente che mi stava inseguendo, corcandomi. Ma vieni da noi, vieni da noi. Arrivo. Ma perché il calabrone sta attaccando gente? Ma vieni qui. Poi ditemi quando devo chiamare anche i miei amici, che chiamo tutti. E chiamali tutti, perché qua serviranno tutti. C'è Tevez. Andiamo? Aspetta che chiamo, faccio una fischiettata. Non mi ha cagato. Eccoli, Tevez e la signora. Il mio calabrone? Vabbè. Oh, eccolo. Andiamo, Genghi Benghi? Arriva una mosca di merda. Intanto attacco con l'arco da lontano mentre attacchiamo lì. Aia, ma questo calabrone è un pezzo di merda. Ma è il nostro nemico, lui. È il nostro? È mio calabrone. Ma stava attaccando... Un infame basta, quindi. Sembra strano. Ma ancora? No, c'era una mossa. Ah. Salite di livello. Aspetta, metto i livelli. Anch'io. Forza. Resistenza. Ho 15 punti attributo, aspetta. Mi raccomando,
La signora è quella più forte che ho, mi sembra di... Non è vero? Sì, è vero invece. Chiamo il calabrone. Aspetta, faccio il danno. Aumento il danno qui di Tevez e ci... Via, andiamo. Olio chiamo calabrese, lo chiamo. No, lo so che non c'è il fuoco amico, che stava effettivamente menando uno Vector di noi. A sto punto. Ciao, no, ciao, no, Sam. Venite qua. Ciao, ciao, Sam. Via, via, via. Ce l'ha con me, eh? Non siamo... Ce l'ha con me. Devo cambiare frecce, fa, comunque, per prendere frecce più belle. Aia. Ho fatto molto male, ragazzi, mi sono gagato addosso. Andate, gang. Olio. Madonna, gang. Mi ha quasi shottato. Ti fa tre botte da 40, da 25 lì. Dov'è? Eccolo. Occhio, ce l'ha con me! Parati. Ratta, pronto. No. Morto, morto già. Che pippa, ragazzi. Godo. Tre ali di zaffiro. Ok, ma ce n'è una a testa. Andiamo da no. Aspetta che... Aspetta, le droppo qui e poi scappo. Ti dico di aspettare qui a Tevez e alla signora io. Una... Ma la signora è morta! E due. Scappo morta la signora. Andiamo verso... Via. Madonna. Dov'è la signora? Hai qua la signora. No, sì, è questa. Poi non... È morta subito perché non ha tanta difesa. Qualunque. No, dov'è la signora? Non era, non era. Nella mappa non me la dà la signora. Dov'è, dentro il tubo? No. È dentro il tubo? No, vedo sia qua sopra. Non la trovo. Aspetta che raccolgo anche gli scrap metals. Non c'è più la signora, amici. Mi dice che è sopra, ma non c'è il cadavere. Il signor è morta per sempre. Lo so, ma non c'è. Come l'ha resto? Mi c'è il calabrone, andare ad attaccare qualunque cosa si muove. No, ma acceso, sicuramente è morta. E che se non trovo il cadavere, come l'ha resto? Perché nella mappa mi dice che è qui. Dove sei, signora? Zibar. Signora! Si capisce se sono nemici o no. È tutto un cacaio, ragazzi. Sesto di livello di nuovo. E niente. Perché che mi attacca? Permesso. Oh, bibbia pollice. No. Questo posto non è molto accogliente. No, bene, queste sono le Greylands per te. Sono no Kinder mezzatule. Però... aspetta. Grazie, Harry. Grazie, Harry. Grazie, benvenuto. Benvenuto. Benvenuto in casa del Prime. No. Benvenuto, battuta, ragazzi. Allora, calabrone nero, continua. Non cercherò di occuparmene io. No, non c'è. Se riparlo. Ah sì, c'è l'oracolo di Im. Arrivo subito, eh. Niente. Beh, ho perso la signora. Come arrivo da lui? Non si può, siamo in fila. Ali plananti zaffiro. Un attimo, Marco, che c'è la coda, eh. No, sono caduto giù. Ce l'ho fatta. Ma c'è un soldatino, bellissimo. Lei crea le robe con la chitina presa in lingotto di ferro, carbone e fibra. Vabbè, mi levo, eh. Ali plananti in zaffiro, giusto? Abbiamo sbloccato? Sì. Si può fare? Qua c'è l'armatura pure. Oh, protezione freddo 4 comunque questa qui, eh. A cagare, mi sa 3, cioè quelle normali c'hanno 3. E le ali cosa fanno? Semplicemente sono belle. Probabilmente ti durata 2000. Durata proprio sia... Però la durabilità quella lì. Non lo so. La nostra c'ha 1015. Questa c'ha 2000. Consumano meno stamina, immaginavo. Ok. Non è male poterli fare questi qui, eh. Lingotto di ferro, carbone, chitina pesante, ali di insetto 2. Però non mi ha preso le ali, scusami. Che vuol dire? Devi finire la missione. Ho parlato già, ho fatto tutto. Ma mica te le dà le ali? No, le ali che avevo io, non se le è prese lei. O lui. Ah no, è vero, c'ho anche... me la lasciate. Ma voleva solo la prova che l'avevi fatto poi. Ora come farò a liberare la signora che non c'è lì? Uccidiamo un po' di robe in giro. Ma non si è sbloccato nessun personaggio, però.
Eccola la signora! Ma eri viva allora! No, c'è una missione Scarabeo Cervo Reale. Nell'altra isoletta, però. Eccoci. E quello non l'abbiamo mai fatto, in basso a destra. Aspetta, eh. È vero. Sono la signora e Tevez, i miei altri. Quello due. Bisogna farlo. Spostiamo l'accampamento in un'altra parte. Sì, dovrei andare verso sud. Dov'è che dobbiamo andare, Liesa? È in basso a destra, quello in basso a destra, il più possibile. Ma Ildred, vicino a Ildred. L'accampamento vicino a Ildred. Siamo mai stati da Ildred, no. Andiamo da Ildred a sto punto. Sa che quello è nuovo, sì. Allora andiamo lì, andiamo verso Ildred. Andiamo all'accampamento e poi verso Ildred. Quindi, no, dico... di là. Che palle che non mi fa cliccare il culo nel succhio. Fa comodo il calabrone che così almeno tutte le robe raccolgo. Vado da Ildred. Allora, o grande giallo saggio, quando il capo non ci sarà, i topi, cioè noi, balleranno? Che schifo sti cosi. Ogni cosa di successo agli hater, se non hai hater non stai avendo successo. Certo, questa è una frase vera, scusa. Cioè, questa è una cosa che ha anche senso. È la classica stronzata da... ma non lo è, ma in realtà è vero, cioè. È giustissimo, è il discorso. Noi non abbiamo hater, Marco. Invece sì. Pochi, però non abbiamo tanto successo, sì. Però non abbiamo pochi hater, poco successo. Io ne conto zero. È perché li abbiamo bannati tutti. Vedi, c'è Gianluca, l'abbiamo pure fatto pure mod il nostro hater. Ma noi li premiamo. Bravi che fate gli hater, così vuol dire che abbiamo successo. Poi vi banniamo. Però intanto prendete tutte robe in giro. Non fibra. Hydra, dice Oichek. La fibra ne ho presa un po'. Perché Oichek? Sono mosche di merda, ho fastidio come nella vita vera. Noi siamo già quasi arrivati. Sono quasi morto. Siamo a metà strada. Sì, alla fine il mondo è grande, ma non così grande. Di no. E quello ferito all'inizio del gioco. Vabbè, il problema comunque fare lo scarabeo. Vabbè, dobbiamo comunque andare da quella parte lì. Sì, ma scarabeo per chi lo dobbiamo fare? Scusa. Non lo so, però si è attivato, prima non c'era quella roba lì. È un altro boss da fare, non c'era prima. Io devo riparare le cose, però dovrei andare a casa. Poi è ancora di ferito, Ildred. Non... parte. Devo prendermi un geco, però. Grazie, tutto gentile. Mirmec per lo scarabeo. Ma come? Ma Mirmec è sopra, devo tornare a casa. No? Vabbè, vai, prova a vedere, Moro ce l'hai lì. Prova a vedere. Per fare. E Mirmec dice, dicono che ha la missione dello scarabeo. Andare a fare lo scarabeo e poi tornare là. Vabbè, prova a vedere se è effettivamente lui, già che sei lì. Io devo riparare le cose. Ma mi fido poi che lui, dai, cioè non ci darà le cazzate. Ha scritto mi sembra, scritto, quindi non è sicurissimo. Ma tanto sono che altro è bello distante, di solito sono vicini. Quelli nuovi sono loro. No, però sì, però di solito vedi, sono vicini i boss alla persona. Non c'è nessuno sono... vicino a quello là ed è comparso adesso. Ah, stai andando dall'albero? Sì, andiamo all'albero intanto. L'albero andate? È quello a nord dello scarabeo. Vicino a Ildred, quello lì a sinistra di Ildred. Ricordo che devo riparare le robe io. E quello lì, quello di Marco, non c'è niente poi, eh. Ah. E beh, lo tolgo e venite voi. Ma devo venire io per forza, comunque. Sì, devi. E non vieni tu? Cioè, non devi venire Ma avete mandato da st'altro, mo? Vabbè, tanto lì ci metti un secondo. No, se perché sono sceso. Vabbè, intanto dovremmo andiamo fare lì. Una casina un po' più decente, effettivamente. Prenderci il nostro tempo, invece... stiamo giocando tutti benissimo. I giochi, rushando tutte le quest... E basta. Io in realtà me la sto godendo, a me va bene. Beh, anche perché adesso dobbiamo fermarci in realtà perché inizio a me va benissimo prenderci il mio tempo. Abbiamo rushato, non abbiamo fatto mezza armatura, dobbiamo prenderci il nostro tempo. Adesso dobbiamo farlo, assolutamente. Io in realtà stavo all'inizio della live stavo farmando proprio per fare io cioè le cose, non e poi siamo andati a fare il calabro e sono venuto. Chi è questa merda? Ma lui non mi dice di quindi non è lui, vedi. Però è la missione del tuo campo, questo è per... Cioè c'è uno scarabeo, cioè c'è un trofeo di uno scarabeo dietro, ma...
Cioè lui non mi dà missioni, ma anche l'altra volta non ce l'aveva data la missione. E mo che pure notte, come cazzo faccio? Dov'è? Sono i bastardi. Io sono dove c'è l'ascensore. Io no, Liezar, purtroppo è buio. Sto prendendo anche cose di insetto, eccetera. Non è questo. Carabeo segaiolo. Zitte le formiche di merda. Quanti cazzo so? Se mi faccio matar. Godo. Così tutte. Ho anche le ali delle palle. No, che arriva la gang. La olio gang, attacca. Hanno ucciso. Tu sei lì, o è Moro? No, il verde è Liezar, quindi sei qua. Come... Perfetto. Ti aspettiamo allora. Con molta calma. Più che altro perché è buio, se no andavo a farmare. Cazzo. Ci sono insetti che possono deturparmi da nessuna parte. Anche perché c'ho la olio gang e non possono farmi niente. Ho le orecchie tappate. Prendete intanto materiali, prendete fibra, robe. Una lampada, un bisogno naturale. Sì, sì, però se hai la... ma stavo aspettando il giorno, amore, è tutto buio. Se... Cioè, se usi la torcia e hai la lancia, non puoi metterla in mano, perché usi due mani, quindi dovresti usare la spada. Però non conviene, forte. Io allora, adesso aspetto venire... che fa giorno e vado giù. Di là. Fai vedere se sei salito invece. Madamigella Oscar. Madamigella Olio. Non era una figuraccia, mi sono ammazzato per tornare a casa, ragazzi. Stavo saltando dai punti in alto. Mark, cattura una lucciola e portatela dietro. Non so se l'ho mai vista, ma... Cioè, forse... Però vabbè, non è che fa così tanta luce in più. E poi mi sta anche in mezzo alle balle. Già non ne voglio, ne sto portando dietro una sola perché mi rompo le balle che mi seguono. Allora, io comunque ho preso un po' di roba, ho 50 più 45 di fibra, 21 di nettare, 6 pellicce di insetti, ali, grasso, vario legno. No, questi animali che arrivano veramente attaccati. Petali. Un po' di roba ce l'ho io. Ma perché ti devono spostare quando si avvicinano? Ma che palle. Cosa vuol dire con le luci? Cosa con le luci? No, non so se ci sono degli strumenti che fanno luce delle lucciole, magari sì, e non lo sappiamo. C'è la torcia delle lucciole, c'è. Però la devi tenere comunque in mano. Penso è quella sì. Che potevamo fare. Madgella. Il fatto è che se è una torcia, presumo si usi la mano, e a sto punto so punta da capo. Paura, Olio. Allora, voi dove cazzo state? Della... Dai, Roma Nord. Dovrei cosa farmi da mangiare? È qui l'albero. C'è l'ascensore già pronto. Sì, siamo qua all'ascensore. Io più che altro perché devo riparare gli strumenti. Moro, fai la catapulta che diverte. Tocca fare la catapulta. Devi toglierlo tu, Marco. Devi togliere prima... Salgo io intanto. Non devi salire, devi parlare con lo gnomo. Ah, posso farlo da qua sotto? Sì. Dov'è il... Voglio rendere pubblico il mio accampamento. No, devi toglierlo. Ce lascia o voglio lascia vuol dire uscire, però forse devo farla quello sopra, ragazzi, non va bene. Aspetta, magari aspetta, vedere. Fammi andare su intanto.
Aspetta, aspetta. No, lascio, non posso fare niente, vai su. Marco? Lo so, mi sta spingendo la merda. Sì, sai, sì, Corvo. Sai che tanto arriveranno prima o poi. Domanda U. Domanda giusta. Infatti mi metto qua davanti. Allora, andiamo. Voglio rinunciare a questo albero. Via. Cazzo, okay. Che spavento, stavo saltando, abbiamo volato. E allora. Allora, faccio una cosa, chiamo tutte le mie bestie qui lontane e poi le fermo. Incredibile, ho sentito il mio fischio. Riparazione. No, ho sbagliato. Cos'è il party? Ho sbagliato qualcosa? Ci mancano le pietre, ci mancano. No, ho sbagliato, ragazzi. Sembrerebbe. Come possibile? Aspetta, qui? No, c'è, ce n'è pieno. E aspetta qui. Non me la prende dalla... Non te la prende dalla... Oh, no. Per riparare, no. Lezzar. No. Lezzar, adesso te lo sposto un attimo, eh. Perché? Moro, ma digli di aspettare qui a tutti. Mettili in una zona e ma tu devo entri, mettere loro... il comando ogni volta. Aspetta, faccio spostare Lezzar. Beh, ma poi sono dentro casa, non posso dirgli un cazzo. Ok, ce lo fa. Ah, perché mi sono accucciato, ci sono accucciato. Perché entrano dentro casa sti pezzi di merda. Selce e legno raffinato. No, la pietra comunque non ce l'abbiamo, non la prende. O meno che perché è gialla adesso. No, non li cancella sta... gli spawn. Che sì, palle sta cagata. Se devi riparare la gialla non puoi. Devi prendere gli oggetti. Pietra ne abbiamo una marea. Questa è proprio una cagata allucinante. C'è quello lì che comunque rimane dentro casa, lui. Resina e selce. Aspetta che lo lascio almeno. Ti do la selce, aspetta che l'ho preso. Mettila nella casa in caso. Sì, sì. Fammi mettere giù le robe. Resina hanno messo. Non è che ne abbiamo poi. Guarda, tra un po' dobbiamo fare un altro caso. Ma stai lì blu, quindi non ci facciamo un caso. Le deposito qui nella cassapanca. Questa qui dove c'è la resina. Cioè, dove c'è la sbriciolona lì. La sbuciata. La chitina pesante la metto qui nelle materie prime. Anche il frammento di ferro. Ma la chitina... Aspetta, la chitina normale è qua. Mi fa riparare la lancia? Che ce li ho addosso, il materiale? Ah, la se... Grasso la selce devo prendere, giustamente. Ah, la fibra, ragazzi, materie prime, giusto. Ne ho messa un botto dentro. C'ho più roba da mangiare dopo questo, se io ho voglia. Fatemi fare altro olio di sesto. Ragazzi, rivendico io. Olio di sesso. Esiste l'olio di sesso, però, eh. Moro, ma tu non sei pratico, devi capire che sono cose che faccio io. Allora, questo qua, poi. Vabbè, legno lo riporto. Poi c'è il mulino a vento. Il mulino a vecchia. Garanti in polvere. No, ragazzi, la pelliccia non va qua. Non va nei drop. L'abbiamo messa dall'altra parte. Metto foglie. Ali. Cananti in zaffiro. Ci manca tutto. Lingotto di ferro. Vabbè, anche il legno quello... raffinato non è. L'abbiamo... Stiamo mettendo in due posti diversi. Fammelo mettere tutto da una parte, allora. Olio di sesso nel pate di creatura. C'è la tempesta che c'è il. Sì, c'è la tempesta. Ah sì, oddio, devo venire dentro, mi cago addosso. Ma è veramente la musica di Harry Potter, comunque. Questa. Sì, sì. Quando era questa? Questa era quando ti attaccavano i dissenatori? Oh, ali plananti in zaffiro, però, le possiamo fare. Ma abbiamo troppo... La chitina pesante da chi si prende, ragazzi? Dai calabroni, nemici più forti in generale. Ma bisogna aumentare le armi, allora. Però c'è il ragno 2, esatto, sì. Esattamente quella. Però dove le craftiamo le nuove cose? Dalle persone? Cioè dai tizi da cui andiamo? Cosa? Le nuove armi forti. No, le armature dobbiamo fare. Quindi non puoi fare più armi meglio di questa. Per adesso, armi, immagino. Per adesso no.
Per adesso il massimo che possiamo fare c'è la roba di chitina, mazza d'ossa, mazza avvelenata. Mazza avvelenata si può fare volendo. Quanto leva la mazza avvelenata? 4-10 e fa anche veleno. Non è male. Magari anche a una mano. La possiamo fare tutti, almeno uno di io noi. Io non ne ho bisogno, c'ho la lancia che comunque è la più roba più forte del gioco, quindi... Tu hai la lancia, non la nostra, però c'è quella più bella. Sì. Tanto faccio un po' di stringhe di fibra che tanto a quanto pare servono. E dov'è che si fa nel tagliapietre, non smerigliapalle? No, nel telaio. Qui si può fare anche la cosa... Dov'è il telaio, scusa? È qui a sinistra della porta. Vedi, però c'è cioè, protezione da freddo, non c'hanno niente, nessuna armatura, Cioè, c'hanno tutti ma io non lo 3, posso fare. C'è 4, che roba. Nell'elenco delle cose del telaio non ce l'ho io la mazza velenosa. No, quella è nella crafting table, lì c'è la fibra. Ah, allora sì. E questo c'ha 6, elmo d'osso. Servono ossa, chitina pesante e stringhe in fibra. Testa di formica, servono... mandibola di formicatore. Devo fare la stringa in fibra. Le ho messe a fare. Vediamo, magari è utile. Questa armatura qui è fortissima, quella d'ossa. Però bisogna fare un po' di ossa. No, il Fed non è uguale. Ark non è per niente uguale a questo. No. Ark era molto più strano. Ma a me piace proprio anche il gameplay di questo che è diverso. Non è... Sei zitto. Ma poi a me i dinosauri piacciono. Cioè, io giocherei giochi con i dinosauri. Però anche Ark. A me, Ark non mi aveva preso molto. Però. No, stai a cagare. Ma se modifichi tutto il server completamente, cuccia. Io devo cucinare del cibo. Aspetta, c'ho dei funghi. Mettiamo a farmare. Io ho cucinato le cose, ma non me le ha date, però. Mettiamo a farmare. Aspetta, che io ne devo fare 4. Di... Fai fare prima a me. Le ho fatte, me l'ha fatto, ma non me le ha date. Ritirale. Devi ritirarle. No. Non c'era proprio. No, non c'era rivendita. Scusa. No, ma stavi facendo, sono sicuro, perché l'ho visto. E quindi? Ma infatti sono lì da fare ancora. Ma scusa, ma che senso? No, ma dobbiamo il fatto che non... Ark non mi interessa come... Cioè, come concept, non mi interessa come questo, proprio. Sono concept suo molto più nelle mie corde. Ciao. Ark è un po' cubo. Ciao Lele, Tutto come bene? Stai, bello? Dobbiamo farmare roba per fare l'armatura d'ossa, ragazzi. Quindi ci servono ossa, chitina, topperia tessile. L'ossa si prendevano dai getti, teste, no? Di formica non ne abbiamo. Come no? Le usavamo per cucinare. Ma no, ma figurati non se non ne abbiamo. Mandibola di formicatore, tipo ce n'abbiamo. Un geco, io che tanto sono sotto. Testa di ape. Un geco, bisogna ucciderli tutti. No, uno lo piglio, però... ci servono le ossa. È l'unico che le danno, mi sa, loro. Lo so, però vabbè, tanto sono qua sotto i geci. Vabbè, ma in genere il fatto è che bello, la chitina pesante dobbiamo tornare al cazzicoso là sopra. Fatemi fare giusto la mazza che la provo, così. E poi, ecco, rivendico le palle qui e mi faccio la mazza avvelenata. Stringhe in fibra si fanno semplicemente con le fibre. Topperia tessile mi sa si fa con la seta invece, fibra e seta. Intanto metto a fare tutta quella che possiamo. È finita la fibra. Finita la fibra? Ne avevo messo un botto, cavolo. Ma stringhe in fibra ne ho io 28, Moro. L'ho preso adesso. No, per fare la topperia tessile. Cos'è la topperia tessile? Ma dov'è la mazza? L'ho appena fatta. Ma ce l'ho la mazza, ragazzi. Ma scusami, la mia mazza. Io avevo fatto la mazza. Io ho fatto la mazza. Non c'è la mazza. Non c'è la mazza, io ho fatto la mazza. Dove è la mazza? Non c'è la mazza. Provo ad andare nell'isola di là. Magari c'è qualcosa. E magari le si farmano già di là ma un po' di roba. È scomparsa. No, ragazzi, ma scusami. Non c'è la mazza. Dove è la mia mazza? Marco, è qua. Sei un imbecille, sei. Ah, la sto facendo adesso.
Sì, veramente uno scemo. Era nell'altra cosa. Come rimborso le cose? Fai a nulla. E poi? Hold. Ok, va. L'ho preso. Gli altri no, possiamo ucciderli. Ma è livello 3, ma che merda. Vabbè. Vado nell'isola di Gandhi, intanto. Ma lì c'è un mausoleum. Quindi vado dai Jekyll io, ammazzarli tutti. Io sono qua dai Jekyll. Io sto provando ad andare Sto provando ad andare nell'altra isola per vedere se... magari c'è già roba di là. Cioè se mi droppano già le robe che ci servono di qua. Dov'è la mia massa? Dov'è? Perché sta diventando sempre peggio? La mia massa. 34 secondi. Gang! Vabbè, il calabrone lo chiamo Gomma! Vector. Gomma? Oh, calabrone Vector, vai. Fibra, ne avevo preso un botto. Gomma? Vediamo, mi ha droppato la chifia normale, infame di merda. Io sto crepando di... Allora... C'è uno scarababeo pezzoralio. Cos'è quello? Una lucertolona, altro che il geco questo qua. No, guarda lo voglio che vedere. Grande che è. Fai vedere. Fai che vedere. Grande. Che della corteccia qua. Io non live. Eh no, vabbè, sto uccidendo i geci. Questo ci avrà le ossa però. E qui. Bella la lucertola. Gang. Fighissimo. Livello 2, t'ammazzo. No, bella, voglio anche quella, voglio. Ah, proverò la mazza. Anche se preferisco i Jake. Questa secondo me non la puoi catturare. No, sì. Perché mi sembra tipo la rana. E vai, vado fantomatica. Nella spiaggia dove c'è... Ma quando sono io, per i Jake ci sono, non tanti, ma certo, là. Io sto andando sulla spiaggia. Ah, qua c'è uno scarafaggio di quei bacherozzi neri. Belli loro. Ah, che bello, con le tenaglione. Scarabeo cervo. Da noi è sempre mezzogiorni. Stamina. Cacca nello spa. Ecco, a questo punto farmo anche altre cose oltre i Jake. Ma la gang, la olio gang non si infama, eh. No, tanto la grotta. Che bello quello là, che bel colore. Non ho visto cosa. Beh, levo molto di più con questa, effettivamente. Oh, sei di chitina pesante, godolo. C'è la... Gomma! Scusa, cos'è tradotto? Gomma perché? Come è stato tradotto? Cioè, che cosa è stato tradotto? C'è col livello 19, ma questo lo voglio. Mi sfonda l'ano. Infatti, fortissimo. Porca troia. Devo livellarli, fa vedere. Sono salito io di livello. No, me l'hanno ucciso. Mi ero completamente dimenticato che anche io sto salendo di livello. Eh sì. Me l'hanno ucciso, mi hanno dato una marea di osso. Eppa. Chi era questo? Per Ronciglio lo lasciamo sfigato. Gli mettiamo velocità un botto, però. Vediamo. Proviamo a fargli la build velocità. Anche a lui. Seguimi, bastardo. La gang unta. Ragazzi, vi dirò. Fighissima la mazza. La mazza Mauro. Io continuo a esplorare qua in cerca di chitina pesante e degli altri materiali. Abbiamo bisogno anche della pietra. Un calabrese. La pietra ce n'era. Ne prendo, tanto sono qui, prendo tutto. Un altro però il calabrese dava la chitina pesante, mi sa, eh. Calabrese! Dimmi un po' come vi divertite qui voi. Oh! Parano. Oh! Non veniva.
Ma hanno parato nano. Ma cavolo, qua c'è un geco livello 19, questo lo voglio prendere. Sto prendendo anche la corteccia, si sa mai. Devo trovare lo scarababeo. Gli scarababei, là c'è un'altra lucertola. Un geco, servono gli scarabei, geco, che qua ne ho uno. Geco. Sì, che danno, se danno la chitina pesante. Però questa è livello 2, non credo la dia. Però. Vedi un po', non credo. Ah, però... No, dalla chitina normale. Mandami gella Oscar, fai qualcosa, maledizione. Tutto io devo fare. Sono sempre morto, suco. Eh no, solo delle cavalcature sono volanti. Ma poi dovrei lasciare indietro la gang unta. Potrei, potrei tenermi solo olio e provare altri stronzi. Solo che potevamo farci altrettanto. Che pezzi di merda, ragazzi. Ok. Aspetta qui. Di trappole le ha fottute due gli Ezzar. Sì. Non se ne possono più fare? No, non lo so, forse un materiale c'è, non lo so. Ho trovato il gomma, Moro, questa dà tanta roba, giusto? Fibra, no, non c'è fibra. Date a menarlo. No, gomma fa cagare. Però dà qualcosa di utile? No. Vabbè, ormai la sto trivellando di palle. Gli Ezzar ha riciolato tutte le trappole. Io ne ho due, ma... E ti muoiono sempre, infame. Se passi di qua te le do un po'. Voglio da fare, non ce ne sono più. Femore di gomma mi dà. Posso essere più smaleggiato. Di locust, che a quanto pare in inglese è sia locusta l'insetto sia appunto un tipo di gomma. Vieni qua, bastardo. Cioè, ho preso lo geco più stupido io, a livello 2. Vabbè. Ma guarda come Se trovate le fragoline, solo che è l'unico modo per fare le merda di esche, mannaggia. Anche le formiche, se le trovate uccidetele, che ci servono le teste di formica. Sì, uh-huh. Sì. Devo ricordarmi una zona dove ce n'erano tante. Tratta bene i tuoi gechi, lì sono morti. Ecco. Sono già morti, l'ho già dovuto riprendere. Ma tanto adesso non vado a catturare che non c'ho le trappe. Tanto Bandito ce la prendiamo con calma. Adesso piano sto morendo. Si va in giro. Adesso vado a farmare un po' di materiali laggiù. Aspetta, sei alla base? Che io sono morto. Sì. Ti do ma sono andato ormai, sono lanciato penale detto. Preso tu. Che schifo d'olio. Mi voglia di ruttare e vomitare. Ma la signora la lasciamo un attimo. Vado a prendere altri. Servo gli scarafaggi, quelli lì neri, belli, cozzoni. Io non credo di averli mai visti. Eh no, sono qua. Di sel. Adesso le formiche toro che servivano un pochino anche quelle. E ste more, cazzo, fammelo usare per far le esche, vaffanculo. Devo chiudere tra poco. Di già? Testa di formica, ok. Eccolo il gomo no. Qua bastardo. Almeno mi farmi il mostro. Ma bastardo. Sai che non mi accorgo quando li avveleno, però? C'è il danno da veleno. No, perché è un dotto quello. Ma anche guardandogli la vita non mi rendo conto. Sto togliendo le palle. Guarda le radici dell'albero madre, ragazzi. Pazzesche. Antonio Longo. Olio cuore. Mi menano. Niente, gang, c'è una vespa. Un calabrese. C'è anche uno scaradanzo. Fatemi vedere se siete saliti il livello. Grazie Gigio. Grazie Gigio. Ciao Gigione.
Tevez, prendi un bel po' di danno. Ok. C'è lo scaradauro. Ma c'è cosa dalle foglie e la fibra, ma ho, ne da un botto di fibra. Puoi fare anche il brodo di acetosa, ne prendo un sacco allora. Tevez, vattene! E danno 6 questo. C'è un altro, Godo. Chitina pesante e grossa. Ma con la gang oil. Puoi venire per favore, pezzo di merda, guarda. Ma sono il mago dei perri, eh. Ci hanno fatto anche l'anime ormai. Ci hanno fatto un anime dove c'è uno che si allena a fare solo i perri, Marco. Lo recupererò senz'altro. Grazie del consiglio. L'anime preferito di Cecio. Però la trama mi intriga molto. Sembra veramente. E lui si allena per fare solo i perri. Va bene. Ma d'altronde c'è un anime per qualsiasi cosa ti venga in mente, probabilmente. Mi è andata veramente la Rule 34, gli anime. Beh, in un certo senso. Se pensi a qualcosa, cerchi su internet, c'è sicuramente la sua variante anime. Ho finito i gechi qua, l'ho uccisi tutti. L'ho uccisi tutti! Non era così, non era così. Gang, dai! Abbiamo del lavoro da fare qua, prima di chiudere. Oddio, ma quello è il boss. Oscar. Secondo me con la gang riesco a farlo da solo, il boss. No, però... vabbè, però aspettaci. Ma lo facciamo domani, in caso. Sì, sì, il boss lo facciamo domani. Ah, ma questi stanno fermi finché non glielo dico io. No, qua i gechi sono finiti. Due, no, Mi devo aspettare la notte che respawn. Può cambiare lato del fiume, solo che adesso ormai è poco. Porta, prendo il farmo. Ma chissà cosa devi. Acetose che mi pio la fibra. Ma non lo so, giù male cerca. Sì. Io non lo farò sicuramente. Ma perché non mi avete sentito bene? No, no. Si sono tagliate tutte le parole prima. Poglio quarre. Ti ho tagliato le palle. Ah, ho finito le band. Olio sta per morire, eh. Ma si chiama coda di volpe questa. Eh sì, ho sterminato tutto, quindi niente, aspettiamo la notte. Bene, possiamo chiudere. Fammi salire sulla mia mandrappona. Eccoli qua. In fin di vita, tra l'altro. Devo farmi le bendy. Non c'era la fibra, però, eh? Ok. No. A posto. Una me ne sono fatta di bende, vabbè. Vuoi vedere quanto... Eh beh, dai, ho fatto 50 più 41 di fibre già, intanto stando qui. Va bene, torno. No, aspetta, salva tu per sicurezza, poi... Salvato. Esci. Ah, la prenotazione con The Fork andrà bene, ormai c'hai sta... fobia. A vedere, Doglia. Mi chiedi le cose quando non guardo. Amici, io tra l'altro, ecco una cosa che vi devo dire. Vi avevo detto che oggi tornavo da Tiziano, no perché non c'è il talk show. Torno il 22 e il 29. Quindi 22 e 29 ci sono... Un ultimo saluto e un buon riposo per oggi al trittico di pirla aglio, olio e peperoncino. Grazie, Papelli, grazie mille, bello. Quindi torno il 22 da Tiziano, che parliamo ovviamente di Wolverine e Deadpool. Faremo il 22 ovviamente le pre...
no? Parliamo un po' del pre-film e poi dopo, quando l'abbiamo parlato. Dai. Chat. E stasera c'è FIFA, mi raccomando. Stasera con Figuez. La terz'ultima live di FIFA. Sì. Sì.